Sì, pronto. Sì, sono il presidente Vendola, salve. Vorrei sapere se Campanella è arrivato finalmente. Sta per arrivare, credo, un attimo. Grazie. È per te. Pronto? Senatore Campanella, sono Nichi Vendola. Buongiorno. Buongiorno. Senta, io sono rimasto basito da questa sua affermazione. L'ho capito. Io purtroppo mi ritrovo nelle condizioni che, come ho scritto, io praticamente ho sentito al telefono una voce che somiglia alla sua. Io sì, ma mi faccia capire. Prima da adesso, diciamo. Ma io, guardi, con rispetto massimo, ma non sapevo neanche della sua esistenza, no, certo, politica e non adesso, umana, per carità. Allora, ero io, per capire. Racconto tutto, sì. Racconto tutto. Dunque, io mi trovavo qui in riunione con i miei colleghi. Sì. Il telefono suonava insistentemente. Sì. Mi ha risposto una voce femminile che mi diceva di attendere un attimo, il senatore Campanella, attendo un attimo, le passo il presidente Vendola. Mi dice sostanzialmente, mi fa le congratulazioni per la scelta che avevo fatto con Grasso, cosa che mi ha anche quella, diciamo, spiazzato, perché insomma si può immaginare un avversario politico, al di là del fatto che sono contento di avere votato per la persona Grasso, sto, diciamo, come dire, subendo le critiche di molte persone su internet per questo. Mi scusi senatore, però asserire su Facebook che io per certo l'abbia chiamata, insomma, per farle i complimenti, per in un certo senso indurla a venire nel PD o comunque nella sinistra qualora, insomma, Grillo l'avesse cacciata, mi sembra un tantino... Infatti la manovra mi ha spiazzato, diciamo, tant'è vero che ieri dopo una serie di riflessioni ho pensato, ma a questo punto devo assolutamente far capire a chiunque che praticamente che non sono una persona avvicinabile. E Campanella, abbia pazienza, se a me mi chiama uno, mi dice salve, sono Berlusconi, ho deciso di non andare più con le donne. Beh, qualche domanda me la pongo o no? Praticamente mi sono ritrovato nell'ultima settimana a ricevere un'enorme quantità di telefonate da gente che io non conoscevo. Sì. E che di ambito, di contesto che non mi è proprio. Quindi non mi stupirei, ecco, se lei avesse avuto pressioni in tal senso. Ecco. No, dal centrodestra no, diciamo, io francamente di pressioni personalmente non ne ho avute. Mi dicono altri che hanno avuto contatti da politici loro compaesani che in qualche modo, diciamo, dello schieramento di centrosinistra, che però hanno li conoscono, sì. O li hanno, diciamo, in qualche modo invitati a considerare criticamente la situazione, eccetera. Ma poniamoli l'assurdo. Dico, lei sarebbe comunque disposto a passare a sinistra eventualmente? No. E rimane tra me e lei questo? No. Per capire anche, insomma, perché magari si trova male, insomma. No. Diciamo, ritengo che il contatto con persone di area diversa mi consenta di avere delle relazioni molto feconde anche da un punto di vista culturale. Va bene, senta senatore, io le chiederei una cortesia a questo punto. Riposta questa chiamata, cioè, mi ha appena chiamato Vendola, confermo, insomma, che era, penso, uno scherzo o qualcuno, insomma, che magari mi ha imitato, perché sai, di imitatori ce ne sono tanti in giro. Sì. Ok, va bene. Confido in lei, arrivederci. Buona giornata. Tutti pazzi per RDS.